Franco Terlizzi costretto a lasciare l'isola dopo la lite con Maurice. Franco Terlizzi abbandona l'isola dei famosi dopo lo scontro con Perez. Franco Terlizzi ha abbandonato l'isola dei famosi. Il suo ritiro è stato annunciato attraverso un comunicato diramato dalla produzione del reality. Non è chiaro il vero motivo che ha portato l'ex pugile a prendere questa decisione, ma è molto probabile che si tratti di una squalifica. Sicuramente ne sapremo di più nel daytime di lunedì e nella puntata serale dell'Isola dei Famosi. Quello che è certo è che Franco Terlizzi, entrato da non famoso grazie alla vittoria dei Saranno Isolani, non è più un naufrago della trasmissione. Negli ultimi giorni il personal trainer dei VIP si è scagliato contro i suoi compagni di viaggio, in particolare con Jonathan Kashanian, Bianca Azzei e Maurice Perez. Con quest'ultimo si è sfiorata la rissa, tra urla e minacce. Jonathan ha accusato Franco Terlizzi di essere falso e di parlare male alle spalle degli altri. Durante il botta e risposta, l'ex pugile ha chiesto scusa, ma nel momento di stringere la mano a Jonathan, la stretta è stata forte che Kashanian ha ammesso di essersi fatto male. Il faccia a faccia più duro è stato con Maurice Perez. I due hanno iniziato a urlarsi contro le cose peggiori. Franco ha minacciato a Maurice, finito qui, quando vuoi ci vediamo fuori da uomo a uomo. L'isola dei famosi, Franco Terlizzi si ritira dal reality. La produzione dell'Isola 2018 ha diramato un comunicato, ufficializzando che Franco Terlizzi non è più un concorrente del reality. Non sappiamo se si tratta di un ritiro volontario o di una squalifica, avvenuta dopo il duro scontro avuto con Maurice Perez. Tra il pallanuotista e l'ex pugile si è sfiorata la rissa. Questa eliminazione di Franco Terlizzi, volontaria o costretta che sia stata, sarà il tema fondamentale su cui verterà l'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi. In onda martedì 3 aprile in prima serata su Canale 5 condotta da Alessia Marcuzzi. Potremmo saperne di più già lunedì durante il daytime dell'Isola o in anteprima martedì a pomeriggio 5, durante lo spazio dedicato al reality. Sul sito ufficiale della trasmissione, intanto, si legge che il rientro in palapa di Rosa Perrotta ed Elena Morali ha dato vita a nuovi confronti su vecchi dissapori e questioni irrisolte. Negli ultimi giorni, infatti, i naufraghi sono stati alquanto nervosi, protagonisti di duri scontri. Negli ultimi giorni, infatti, abbiamo assistito ad un tutti contro tutti e molte situazioni sono degenerate.